Tutto quello che Berlusconi ha fatto in 20 anni di politica, contratto con gli italiani. Una storia italiana. Le 5 strategie per migliorare la vita degli italiani. Il programma per un'Italia più giusta, più moderna, più competitiva. Il politico. Discorsi per la democrazia, l'Italia che ho in mente, i valori della libertà, azzurro la nave della libertà, la vittoria in Europa, Security Day, prima di tutto la sicurezza. Fermare la criminalità. Siamo arrivati a un bivio, dobbiamo scegliere tra impoverimento e prosperità, tra declino e sviluppo. Noi proponiamo una minore tassazione sulle persone e sulle imprese, riducendo a solo 3 aliquote e abolendo la tassa sulle successioni. Il Tax Day, meno tasse e più sviluppo. La traversata del deserto. Gli incontri con Giovanni Paolo II. Nasce Forza Italia. Difendi i tuoi diritti, i tuoi interessi, la tua libertà. Questa Italia non ci piace, cambiamola insieme. La discesa in campo. La passione sportiva, a mio padre, finalmente una TV libera, la scatola magica del cavaliere, Mike Bongiorno, un compagno d'avventura, un vero amico. L'informazione è un bene prezioso, un bene comune anche quando la proprietà è di un privato. Questa convinzione ha ispirato tutta la mia attività. Alle porte di Milano sorge la città nuova di Berlusconi, le città del futuro. Costruire un impero. Gli amici di sempre, con Falonieri, quando l'amico è fedele. Lo stile di vita, zero in mondanità. A proposito dell'elogio della follia. Quando Silvio cantava. Dal pollice verde alla cucina, i piccoli segreti di Silvio. Dante, Platone e Sant'Agostino.
Mamma Rossella, sempre a fianco di Silvio, il carattere e le passioni, l'oroscopo, Veronica, il grande amore, Marina e Pier Silvio, ora tocca loro. Una mamma come amico. Il nome del padre. È sorta in questi anni un'altra Italia, umile e tenace, orgogliosa e onesta, moderata ma ferma nel difendere i principi di libertà, che non ha nessun passato da nascondere e che soprattutto non ha paura di sperare e di credere. Quest'Italia siamo noi, si chiama Forza Italia. Italia delle libertà, mensile di politica, cultura, costume. Voi siete i missionari della libertà e io con voi. Siamo una felice espressione della cultura del nostro tempo, della cultura del fare. A Lugo il Popolo della Libertà ha scelto. Il 6 e 7 giugno per il Consiglio Comunale vota Berlusconi. Barra solo il simbolo senza scrivere il nome e cognome perché è già stampigliato. Essenza del pensiero di Silvio Berlusconi. Basta con la politica delle parole, delle chiacchiere, dei veti incrociati, dei vecchi rancori, delle trattative sotto il tavolo. Abbiamo voglia di una politica diversa, di una politica pulita. Per questo io sono qui, per accrescere il vostro amore, la vostra passione per la libertà. Voglio farvi innamorare della libertà. Devo restare in politica perché né Fini né Casini saprebbero tenere unita la CDL. Invitiamo tutti a venire con noi contro i parrucconi della politica in un nuovo grande partito del popolo. Elezioni europee, far crescere il benessere, la sicurezza, la libertà, questo è l'impegno che abbiamo assunto con gli italiani, stiamo lavorando per mantenerlo. Il governo Berlusconi sta cambiando l'Italia. L'Italia è protagonista della politica internazionale, l'aumento delle pensioni minime, la prima diminuzione delle tasse, la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. Legge obiettivo per le grandi opere, la riforma del diritto societario, la riforma fiscale, la riforma della scuola, la riforma Biagi per il lavoro, la riforma delle pensioni, la riforma dello Stato, i successi nella lotta contro il terrorismo e la criminalità. Nel 2001 il buco di bilancio lasciato dalla sinistra. 2001 gli attentati terroristici dell'11 settembre. 2001 la depressione dell'economia mondiale. 2001 la guerra contro il regime talebano in Afghanistan, 2002 l'impatto dell'euro sulla nostra economia, 2002 la crisi economica del Sud America, 2002 la ripresa del terrorismo nazionale, 2003 la guerra per la liberazione dell'Iraq, 2003 la concorrenza sleale asiatica e gli scandali finanziari italiani. Con 450 disegni e decreti legge, di cui 340 già approvati dal Parlamento. Meno tasse per tutti, fisco per le famiglie, fisco per le imprese 2004, abolizione tassa sulle successioni e donazioni, legge Tremonti bis per gli utili reinvestiti, semplificazione adempimenti fiscali delle imprese, aliquota unica al 33% per le imprese, prima riduzione delle tasse per i redditi più bassi.
Città più sicure, poliziotto e carabinieri di quartiere, 14 operazioni vie libere, immigrazione clandestina, lotta alla mafia, lotta al terrorismo. Città più sicure davvero. Pensioni più dignitose. Esenzione totale IRPEF per i pensionati, abolizione del divieto di cumulo tra persone e redditi del lavoro, aumento pensioni minime per pensionati più anziani e più poveri, riformare le pensioni oggi per garantirle a tutti anche domani. Una scuola che prepari al futuro, inizio regolare delle lezioni, costante aumento dei finanziamenti, vola con internet, università telematica a distanza, per gli insegnanti la riforma della scuola, le grandi opere attivate, cantieri al lavoro, cantieri in via di apertura, inizio lavoro 2004. Un buon lavoro anche per te, legge Biagi, riforma del mercato del lavoro. Emersione del lavoro nero degli immigrati, lotta al lavoro nero, bonus assunzioni, incentivi per l'occupazione del mezzogiorno, fondo unico per il sud, gli interventi del governo contro il carovita da euro, la difesa dei soldi dei cittadini, la strategia per il rilancio, le riforme strutturali, la sinistra fa il tifo per la crisi e nasconde le proprie colpe. Per la famiglia, sostegno economico, casa, lavoro, formazione. I pilastri della nostra politica estera, Italia protagonista della politica internazionale, Italia punto di riferimento per il Mediterraneo e per l'est europeo, la diplomazia al servizio delle imprese, lotta al terrorismo e missioni di pace. Italia protagonista in Europa e nel mondo, l'Italia nel G8, intesa NATO-Russia, presidenza italiana Unione Europea. Italia sede dell'Authority europea per la sicurezza alimentare, 5 grandi opere italiane nella lista delle grandi opere europee. Campagne di comunicazione istituzionale di servizio del Ministero della Salute secondo la legge numero 150/2000. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, 12 gennaio 2005, Gabriele Bandini, via di Scarlatti 9, 48022, Lugo Ra. Cara amica, caro amico, vi invio questa pubblicazione per fornirvi alcuni suggerimenti su un uso accorto e appropriato dei medicinali. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa iniziativa possa esservi utile. Cordialmente, Silvio Berlusconi. Bugie della sinistra. La sinistra non crede in niente, tu non credere alla sinistra. I numeri dicono la verità, clandestini espulsi più 49,7%, investimenti nella scuola più 13,7%, omicidi meno 14,8%. A cura dell'ufficio comunicazione elettorale e dell'ufficio propaganda, realizzato con il contributo del gruppo parlamentare di Forza Italia del Senato. Noi amiamo Silvio, solo euro 9,90. L'esclusivo libro fotografico realizzato con le più belle immagini a colori degli eventi storici che hanno visto protagonista il nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Alberto Peruzzi, editore. Come editore, libero da ogni legame politico e come amico, dedico questo libro a Silvio Berlusconi. Le immagini fotografiche che lo compongono testimoniano il suo impegno a livello nazionale e internazionale, teso a rendere l'Italia un paese sempre più libero, democratico e in prima linea tra le potenze mondiali. Questo libro documenta inoltre la sua capacità di incontrare e comunicare con la gente, che non manca di tributargli stima e apprezzamento per la sua prontezza e determinazione nell'affrontare e risolvere le situazioni di emergenza, dando concreti segnali di speranza. Un ringraziamento particolare a mia moglie Clara, musa ispiratrice nella realizzazione di questo libro, Alberto Peruzzo.
La nostra nuova storia politica cambia i segni dell'ideologia che si è affermata nel secondo dopoguerra sotto l'egemonia prodotta dal compromesso storico tra la cultura di tre sinistre, quella cattolica dossettiana, quella azionista gobettiana e quella comunista gramsciana. Stiamo costruendo un soggetto inedito per la storia d'Italia, un partito liberal popolare e liberal socialista, oltre alla vecchia ideologia. Il mondo del XXI secolo deve sapere andare oltre Yalta, ma non per tornare indietro, agli anni 30 del secolo scorso, quando il prevalere di sentimenti anti-americani, anticapitalisti e antigiudiaci portò l'Europa verso il disastro. Andare oltre Yalta significa costruire regole di nuovo equilibrio mondiale. Anche perché, come l'11 settembre ha dimostrato, se la guerra fredda è finita, si è aperta un'altra vera minaccia per il mondo. Chiedo scusa agli italiani, li ho illusi, perché quando nel 1994 scesi in politica dissi loro di darci il loro voto perché garantivo di modernizzare il paese, per fare una rivoluzione liberale, ma non ci sono riuscito. Aggiungo subito, l'ho fatto in buona fede perché io mi illudevo che si potesse fare, ma questo sistema istituzionale impedisce che la modernizzazione possa avvenire. Se dovessi dare una risposta a chi mi chiede se sono intenzionato a continuare ancora in politica, dovrei rispondere in un solo modo. Non è un fatto definitivo, sto maturando delle decisioni, ma il modo è questo. Sì, io ci sto, ma dovete darmi il 51%. Cambieremo il nome, non perché il Popolo della Libertà non sia ragguardevole, ma purtroppo l'uso vigente Popolo della Libertà non è usato. Si usa solo l'acronimo IPDL o al sud l'APDL, che non trasmette emozioni. Io ho già dentro di me un'idea, dovremmo prossimamente decidere di non cambiare il partito, ma aprirlo a nuove forze, dargli un nuovo nome in cui ci siano le nostre fondamenta. In cui si siano, in cui ci siano. Vabbè. L'Italia e la libertà. Mi è stato presentato un progetto per un nuovo partito da una persona amica, che è Vittorio Sgarbi, assistito da un suo amico, e io mi sono informato, esattamente come mi informo su altri progetti, come quello dei pensionati, degli ambientalisti con gli animali nel cuore, Grande Sud, Noi Sud, Io Sud, i responsabili, popolo e territorio. Sono 15 i protagonisti che sono venuti da me intenzionati a fare una nuova formazione politica nel centrodestra. Io ho cercato di dissoderli tutti, non ho sposato alcuna proposta, anzi sono convinto che debba darsi un'unitarietà a tutto l'elettorato del centrodestra. Dobbiamo certamente favorire e portare innovazione nel partito, aprire ai giovani, servono nuove forze e intendo proporre alla prossima direzione di applicare l'indicazione del 50% di uomini e il 50% di donne. Contratto con gli italiani tra Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, leader di Forza Italia della Casa delle Libertà, che agisse in pieno accordo con tutti gli alleati della coalizione e i cittadini italiani. Si conviene e si stipula quanto segue. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa delle Libertà, si impegna in qualità di Presidente del Consiglio a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. 1. Abbattimento della pressione fiscale, con l'esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui, con la riduzione al 23% dell'aliquota per i redditi fino a 200 milioni, con la riduzione al 33% dell'aliquota per i redditi sopra i 200 milioni, con l'abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni. 2.
Attuazione del piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini, che prevede tra l'altro l'introduzione dell'istituto del poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere nelle città, con il risultato di una forte riduzione del numero di reati rispetto agli attuali 3 milioni, innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese, dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro. 5. Apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal piano decennale per le grandi opere, considerate di emergenza e comprendente strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, reti idriche e opere idrogeologiche per la difesa dalle alluvioni. Nel caso in cui al termine dei 5 anni di governo almeno 4 su 5 di questi traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. In fede, Silvio Berlusconi, il contratto sarà reso valido e operativo il 13 maggio 2001 con il voto degli elettori italiani.